l'attentato al Papa collegato con il terzo segreto della Madonna di Fatima. In nome di Dio Onnipotente io annuncio la fine del mondo. Io sono Gesù Cristo reincarnato. In questa generazione tutto il mondo sarà distrutto. Ci sono anni contati della civiltà umana. Tutti potete definirmi pazzo questi mesi di informazione, ma meditate, pensate, il Papa è venuto fino alla mia cella. Ho parlato con il Papa, al Papa ho detto questo. Signor Presidente, signor Presidente, io ho parlato con Dio invisibile. Se l'imputato non fa zitto un minuto. Dio mi ha fatto vedere in visione la crocifissione, la resurrezione, l'ascensione. Papa mi ha detto quando, non mi ha detto tu sei pazzo, mi ha detto quando, dica quando Papa è uscito fuori, ha definito questo colloquio, eccellente, meraviglioso, il Vaticano, il cervello della civiltà umana. A uomini brillanti, più intelligenti di tutti voi. E se io sono pazzo, perché questo colloquio è stato eccellente, meraviglioso? No, io dico la verità assoluta. Io ho visto in visione tutto, ho visto tutto. Questo, il mondo ha anni contati. In questa generazione tutto il mondo sarà distrutto, né sovietici né americani, nessuno potrà evitare nulla. Io invito ancora il Vaticano a rivelare il terzo segreto della Madonna di Fatima. Tutto, sono molto riconoscente a tutti voi per questo permesso. Io sono estremamente riconoscente alla democrazia italiana. Ho comunicato un messaggio divino di Dio eterno onnipotente. Tutto, grazie. Già, la Corte non si occupa di verità assolute. La Corte si occupa di imputazioni, di fatti che per la Corte possono o non possono integrare ipotesi di reato. La Corte non si intromette in verità eterne, non sono di competenza della Corte, per fortuna. D'ora in poi io la pregherei, io l'ho lasciato parlare, perché noi dobbiamo giudicare anche della sua attendibilità e quindi dobbiamo avere tutti gli elementi per poter giudicare. D'ora in poi la pregherei, se no sarà costretto di intervenire bruscamente, di evitare di parlare di cose che ovviamente non sono nel processo, le cose che stanno in cielo. Certo, io ho finito. Non si discutono davanti a un'aula di giustizia. Questo è il minimo che le può dire un giudice. Torniamo al punto. Lei ha detto che al collega non aveva fatto questa dichiarazione. Questa dichiarazione dell'essere lei un'incarnazione, cioè, se ho capito bene. Torniamo alla pistola. Gli ho fatto tre domande, ieri ripeto. La pistola da dove proveniva?
ora può tradurre, senza interferire col lavoro della Corte, deve tradurre per quelli che hanno la cuffia, non per noi. Sto attendendo che parli... Quello che ha detto prima, gli deve dire. Quello che ha detto prima, è l'imputato? Certo. È certo, è chi, mio nome? Avvenge, nome da Liogia, sorulera già per me del Venge, vado a cedere sulle mie di soledì, ma che mi resti in Isnile, sciunare soledì. Ben, Isa Mesihim, ben burada bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Benim Saint Pierre Meydanı'nda yaptığım suikast Meryem Ana, Fatima'nın Meryem Anası'nın ile ilgilidir. Meryem Ana, Fatima'daki Meryem Ana'nın sırrıyla ilgilidir. Ben Papa ile hapishanede konuştum. Papa ile konuştuktan sonra, Papa benden ayrıldıktan sonra aramızdaki konuşmanın müsbet olduğunu söyledi. Aramızdaki konuşmanın çok iyi geçmiş olduğunu söyledi. Aramızdaki konuşmanın bazı neticeler elde edildiğini söyledi. Bunların bazı şeyleri aydınlattığını söyledi. Dolayısıyla ben bu sırrın açıklanmasını istiyorum. Ben burada bu gerçeğin ortaya çıkmasını istiyordum. Başka söylediğiniz bir şey varsa ayrıca söylemediğim, eksik kaldığım bir şey varsa söyleyin. Non deve rivolgere domande direttamente all'imputato, io l'ho spiegato. Lasci stare, per lei l'imputato non esiste. Lei deve passare attraverso di me, non perché io sia importante, ma perché questo è il mio ruolo. Lei stia al suo ruolo e l'imputato sta al suo ruolo. Siccome il periodo non mi interessa. Chiuso il discorso. Allora, gli ho fatto una prima domanda. Questa pistola, da dove proveniva? Bu silah nereden geliyordu? Scusatemi, oggi io non potrò rispondere. Se possibile, vorrei continuare domani per... Io non posso fare questo. No, per motivo di... Ma io non posso fare questo, scusi. Abbi pazienza. Questo io ho un processo. Non è che io posso rinviare il processo... Non è per rinviare. Se lei non vuole rispondere, non risponde, io chiudo. No, solo per motivi... Io non sono a sua disposizione. Non è per Perché non può rispondere? Lei ha tutto il tempo. Ha tutto, lo può fare con la dovuta calma e risponde. Oggi aspetterò una risposta del Vaticano. Se rimarrà in silenzio, io continuerò a collaborare domani. Se il Vaticano mi smentirà, io non posso fare niente, non posso continuare. Oggi a lei davanti qui ha dei giudici. Sì. Lei ha il diritto di parlare o di non parlare. Non certo. Sarò io, giudice di questo Stato, sì, sì, a costringere lei a parlare. Non sarò io a consentirle dilazioni e via discorrendo. Se lei vuole rispondere, risponde. Se lei non vuole rispondere, lei non risponde. E io chiudo il discorso con lei. Ma io non le consento questo. Ma solo per oggi? No. Io non ho rapporti che concernono le sue sfere. Chiamiamole così. Io mi devo occupare del processo. Io non le ho fatto domande che concernono il Vaticano o i suoi pretesi rapporti con il Vaticano. Dico questo perché lei dice che io aspetto una risposta e non so che risposta aspetta. Sono affari suoi e non sono affari miei. Io mi devo occupare di queste cose. Io sono un giudice di questo Stato che si chiama Italia. Sì, certo. Allora non abbiamo rapporti con altri.
Certo, abbiamo... Non rapporti di legge. Allora la prego, se può rispondere alle nostre domande. Abbiamo... Se non vuole rispondere, non mi dico. Abbiamo grande rispetto alla sovranità nazionale del popolo italiano. Però, cioè, oggi non potrò rispondere, cioè, non mi sento molto bene per questo. Se lei mi consentirà, vorrei rispondervi domani. Io domani non glielo posso. Lei, io le posso dare uno spazio di tempo, se vuole, per riflettere tutto quello che vuole, per prendersi un caffè, eccetera, ma io l'udienza così non la posso aggiornare. Abbi pazienza, è un processo che dura da parecchio tempo. Noi siamo molto disponibili con i diritti della gente e via discorrendo, però il nostro lavoro lo dobbiamo fare. Veda, si dà il caso che il processo lo facciamo noi, capisci? Certo. E quindi lo dobbiamo dirigere questo processo. Io non mi posso mettere a disposizione degli imputati i quali mi dicono oggi non mi sento, lo facciamo domani. Io non sono mica al SUC. Non sono a Gemma Effina io. Mi ha capito? Sì, però... Io le posso dare un quarto d'ora di tempo, si prende un caffè e poi al ritorno mi dice che vuole rispondere, mi risponde. Se non mi vuole rispondere, è un suo diritto. E io chiudo il discorso. Non farò, non dirò una parola di più di quella che la sto dicendo. Io le do esattamente un quarto d'ora, se vuole. Beh, mezz'ora di tempo e poi ne parliamo. Per parlare con lo sospendo con me.